Sindaco, scongiurata l'ipotesi da parte del Consiglio di Stato di sciogliere il Consiglio Comunale, un'attesa lunga che però insomma, in questo momento vi dà vigore e vi spinge ad andare avanti. Assolutamente, io devo confessarvi con molta onestà che è stata dura, sono state settimane di congelamento, settimane in cui ci siamo sentiti assimilati al Piemonte delle firme false e non era vero e oggi una sentenza lo sancisce, sancisce la buona fede delle firme raccolte con il consigliere provinciale, la piena regolarità delle elezioni di Molfetta e sancisce anche il diritto di questa città, di questa popolazione bellissima di cui sono fiera di fare il sindaco, di continuare il progetto per il quale i cittadini ci hanno eletto per 5 anni. Quindi stasera abbiamo deciso subito di scendere in piazza, ci sta raggiungendo un'amica che è Iaia Calvio, il sindaco uscente di Ortanova, ma siamo convinti una donna meravigliosa della nostra Puglia che darà il suo contributo di cambiamento alla nostra terra e al nostro paese. E siamo con tutte le forze di centrosinistra, ma siamo con la città stasera, a dire alla città che si riparte, che il meglio deve ancora venire e che siamo pronti a dare un nuovo passo a questa amministrazione. Per esempio il 1° marzo parte l'autobus verso la zona industriale, abbiamo votato ieri il provvedimento, per esempio si riapre il presidio dei vigili urbani nel centro antico, tutte le cose anche piccole che la città ci ha chiesto, adesso ci saranno, le faremo vedere e torneremo soprattutto per strada in quelle piazze che ci hanno portato a Palazzo Città.